Mafia Capitale. Ieri sera, curiosamente, ho assistito a una trasmissione su Canale 9 dove si parlava appunto dei Casamonica, che sono di Mafia Capitale, insomma, quella Mafia Capitale che comunque Vittorio Sgarbi, si rifiutava di riconoscere, non, dicendo che non esiste. Forse ha ragione. Perché questi mafiosi, più che mafiosi, sono dei mafiosetti, Casa Monica, mafiosi proprio di serie C. Infatti c'è stata un'intervista molto, molto significativa di un cantante, che è il cantore, insomma, il cantore della loro corte, il quale ha parlato, appunto, parlando di questi Casa Monica. Ha lodato la loro magnificenza, il loro modo di essere, la loro gentilezza, la loro amicizia, il fatto per esempio che pagassero sempre in anticipo, lo coccolassero, gli dessero sempre tanti, tanti regali, tante, insomma, lo avevano praticamente, come si dice, viziato, ecco. Amato tantissimo, per cui lui diceva che per i Casa Monica non poteva dire altro che bene, soprattutto lo diceva in modo ammirato perché le loro feste, i loro matrimoni, lui andava a cantare nei matrimoni, era una sorta di specie, una sorta di Frank Sinatra de Noantri, no? Come Frank Sinatra era anche è citato nel Padrino. Sotto mentite spoglie, sotto spoglie di un altro cantante, comunque si riconosce in lui il Frank Sinatra che appunto aveva decollato, aveva fatto carriera proprio grazie alle raccomandazioni del padrino, di un padrino di mafia. Frank Sinatra è sempre stato in odore di mafia insieme anche ai fratelli Kennedy, che se ne dica, nonostante avessero combattuto la mafia, però avevano dei contatti e non si sa in che termini. Tant'è vero che un capo mafioso, pare che sia stato Sam Giancana, mi sembra, che sia stato quello che aveva poi il mandante dell'uccisione di Marilyn Monroe per fare uno sgarro al presidente Kennedy. Insomma, queste cose sono notizie, notizie notizie, voci che corrono, voci di corridoio. Comunque, questo cantante, appunto, questa sorta di Frank Sinatra de Noantri, raccontava di questa Casa Monica e le loro feste, e soprattutto mi ha colpito quando ha detto che loro ostentavano la loro ricchezza, erano ricchi, molto ricchi, e questa ricchezza la ostentavano in modo molto plateale, insomma, come dire, pacchiani, per come direbbe l'avvocato Agnelli, erano insomma un'ostentazione pacchiana, perché non c'è niente di peggio dell'ostentare la propria ricchezza, specie se di dubbia provenienza. Una citazione importante lo abbiamo anche nel film, oltre all'avvocato Agnelli, l'abbiamo anche nel film. Anche perché sappiamo benissimo che i veri mafiosi, quelli di serie A, quelli tipo il capo dei capi, oppure Provenzano, eccetera, sono tutti mafiosi che non hanno mai ostentato le loro ricchezze, anzi hanno sempre vissuto in miseria. In miseria, intestando tutti i loro beni, i loro averi a parenti ed amici, amici fidati, quindi più che altro parenti. E quindi non, insomma, i veri mafiosi non ostentano. E c'è anche una citazione bellissima nel film La Sfida, interpretata da, lì non sono mafiosi, ma sono malviventi, comunque è interpretata sempre del ramo, insomma, del ramo delinquere, è interpretata da Al Pacino,
Robert De Niro. E appunto c'è Robert De Niro che è il capo di una banda di banditi che rapinano, fanno delle rapine ad alto livello con dei portavalori, a dei portavalori, insomma, che con gioielli e soldi molto molto di grande portata, per cui insomma si arricchiscono tutti, la banda diventa molto ricca e ci sono alcuni soci di questa banda che avevano cominciato appunto a vivere nel lusso, portare le famiglie, le mogli con le pellicce di visone, le Cadillac rosa, con tutte come si dice, con gli accessori di lusso, insomma, ostentavano la loro ricchezza, facendo infuriare appunto Robert De Niro, il quale aveva proibito loro di presentarsi nei luoghi pubblici con questi oggetti lussuosi per far vedere quanto fossero ricchi, insomma. Una ricchezza che dovevano tenere nascosta, così come fanno i veri mafiosi, i capi dei capi, anche il padrino stesso nel film famoso che aveva poi è stata la colonna sonora di uno dei funerali di Casa Monica, quello che aveva fatto discutere, che aveva fatto conoscere questa famiglia a tutto il mondo, e il punto proprio con questo funerale esagerato, per ostentare appunto la loro ricchezza, che li ha fregati, perché poi alla fine sono entrati nel mirino delle forze dell'ordine e sono stati appunto combattuti. Per cui insomma anche il padrino in America ha sempre fatto, sì, faceva le sue feste, erano sempre un po' di stile campagnolo, comunque belle, ma sempre secondo tradizione siciliana e campagnola e di paese, insomma, non certo cose lussuose con caviale e champagne, ma con tante tante musichette della tradizione italiana, e con questo cantante appunto che era sotto mentite spoglie del Frank Sinatra. Ecco, questo è quanto. Quindi questi Casa Monica ieri sera mi ha colpito moltissimo questa fa il fatto che fossero che siano dei mafiosetti, insomma, mafiosi di serie C, un pochino pacchiani, un po' volgari. Non è che i mafiosi siano fini, però ci sono quelli che hanno un certo stile, così come diceva Buscetta, la vecchia mafia aveva un suo stile, una sua etica, cosa che invece questi mafiosi di Mafia Capitale sembra che non abbiano, sono veramente, come diceva l'avvocato Agnelli, come avrebbe detto, pacchiani.